Una donna di 29 anni, originaria di Fucecchio, ma da un mese domiciliata a Pisa, è morta improvvisamente dopo essere stata due volte visitata al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa. I familiari della giovane hanno presentato una denuncia. Accertamenti sono stati disposti dalla procura di Pisa insieme all'autopsia e intanto è stato inviato un avviso di garanzia a un medico del pronto soccorso. La notizia è stata pubblicata oggi dal quotidiano Il Tirreno. Dall'ospedale Pisano fanno sapere che la 29enne è stata ricoverata in osservazione breve intensiva per 48 ore, durante le quali ha effettuato una serie di esami clinici, di laboratorio e strumentali ed è stata dimessa solamente quando è stata asintomatica e in buone condizioni generali. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso, ma quello che emerge è che nell'ultimo accesso al pronto soccorso, spiegano da Cisanello, la sintomatologia presentata non risultava correlabile a quanto presentato e riscontrato nei primi due accessi.